Ancora uno sbarco di migranti nel porto di Roccella Ionica dopo quello di ieri. Nella tarda mattina, dopo una complessa e articolata operazione di soccorso in mare compiuta dalla Guardia Costiera, sono giunti 263 migranti di varia nazionalità. Negli ultimi 16 giorni solo a Roccella si erano già verificati altri 11 sbarchi. Tra i profughi giunti stamattina ci sono diverse donne e una ventina di bambini, alcuni dei quali con meno di un anno di età. Diversi nuclei familiari presenti e di minori non accompagnati. Prima di raggiungere il porto, a bordo di due motovedette della Guardia Costiera, i migranti si trovavano a circa 50 miglia di distanza dalla costa della Calabria, a bordo di un peschereccio con i motori in avaria. Dopo lo sbarco, i profughi sono stati sottoposti al test del tampone molecolare. Siamo all'81esimo sbarco con oggi, questo è uno dei più numerosi di questo ultimo periodo, abbiamo 250 circa migranti, le condizioni di salute non sono buone, c'è già qualche ricovero in atto, abbiamo tantissimi bambini in tenera età, ieri addirittura ce n'era uno di pochissimi giorni e anche oggi siamo sulla stessa lunghezza d'onda, abbiamo queste persone anche molto provati da un viaggio e sicuramente da un mare in tempesta che non è stato molto clemente. E adesso stanno monitorando anche tantissime altre situazioni, abbiamo gente che appunto come vedete è assolutamente sdraiata in attesa di un triage e di un trasporto in ospedale. Sì, diciamo che le condizioni non sono piuttosto critiche di alcuni migranti. Ecco, invece la tensostruttura è stata appena svuotata, non si è fatto tempo neanche forse a disinfettarla, che subito dovranno rientrare i nuovi migranti. È una situazione che non può andare avanti a lungo così. Beh, diciamo che ci stiamo verificando uno sbarco al giorno, se non due. E la tensostruttura era già piena da ieri, ci hanno comunque assicurato che oggi con lo svuotamento di queste persone migranti che verranno trasferite, prima di far entrare almeno questi migranti nella tensostruttura, che comunque non possono, per il numero che sono, non possono starci. Ricordo che appunto siamo a 150, massimo 160 persone, qui invece superiamo i 200, quindi insomma è improponibile la situazione, non possono sostare anche per la notte.